Il prossimo autunno 2021 la National Gallery di Washington si aprirà una grande mostra dedicata al barocco genovese, che avrà una seconda tappa alle Scuderie del Quirinale a Roma. Tra i capolavori esposti sarà anche la bellissima pala con l'Annunciazione di Domenico Piola, che proviene dalla Chiesa del Vastato. E oggi ne vediamo i risultati di restauro condotti da Nino Silvestri nel bellissimo laboratorio dell'ex chiesa medievale di Santa Maria Invialata. Allora, questo dipinto essenzialmente aveva bisogno di una pulitura, era piuttosto alterato la vernice e aveva un bellissimo sporco superficiale. Diciamo, durante i lavori è interessante ciò che è emerso. Quest'opera in realtà rappresenta abbastanza un unicum dal punto di vista tecnico. È costruito in una maniera assolutamente insolita rispetto al modo tradizionale di lavorare di Piola. Qui si tratta di una tela sottilissima, finissima, quindi è una pezza unica, tra l'altro, nonostante le dimensioni, ha una preparazione quasi inesistente ed è trattato con una tale leggerezza, quasi ad acquerello, con pochissima materia, molto sottile. Molto probabilmente perché voleva in qualche maniera restituire l'effetto di un affresco. Probabilmente si trovava in uno spazio dove poi continuava la decorazione attraverso gli affreschi. La pala proviene dalla sesta cappella della navata destra della chiesa dell'Annunziata del Vastato, una cappella di Gesù patronato della famiglia Gentile. È Tommaso Gentile nel 1625 che nel proprio testamento stabilisce che una somma di denaro venga destinata a ornare questo spazio che doveva diventare sacello di famiglia. E saranno poi solamente gli eredi che daranno seguito a queste disposizioni testamentarie, chiamando un artista di fama, Domenico Piola, negli anni 70 del 600, per realizzare questa bellissima pala con il tema dell'Annunciazione e per progettare tutto l'apparato in marmi colorati della cappella, che doveva poi essere realizzato dal marmoraio Carlo Solano. Quello che colpisce di più di questa pala è la liquidità e la fusione delle pennellate che rimandano al genio di Domenico Piola del Colle dei Ferrari e anche allo stile del Domenico Piola frescante e del Domenico Piola disegnatore su carta. Il gabinetto disegni e stampe di Palazzo Rosso conserva centinaia di fogli di Domenico Piola. Piola disegnava preferibilmente a penna inchiostro e poi acquarellava l'inchiostro con il pennello, stendendo liquide velature successive che segnavano lo scarto tra la luce e le ombre. Questo è uno dei fogli di Domenico preparatorio per una pala d'altare. Domenico però disegnava anche per altri artisti, per scultori, per intagliatori, o appunto per marmorari che dovevano poi realizzare i suoi progetti per pale d'altare o per paliotti, come è il caso di questo bellissimo disegno in cui Piola dà anche indicazioni sulle cromie da utilizzare per i marmi. La pala è oggi temporaneamente ospitata nei musei di Strada Nuova in Palazzo Bianco e dopo l'esposizione alle mostre sul barocco superbo di Washington e Roma, tornerà nella sua collocazione originaria nella Cappella Gentile della Chiesa dell'Annunziata del Vastato.